L'informazione su Antenna, tre nord-est in primo piano, dunque l'economia con la provincia di Venezia che chiederà al governo lo stato di crisi per Porto Marghera, caso unico in Italia, questo per un intero distretto, quello della chimica appunto, che dovrà ritrovare una propria collocazione nell'economia veneta. Sentiamo il nostro primo servizio. Stato di crisi, assolutamente sì. Stato di crisi per Porto Marghera, quindi. Lo richiederà Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Unico caso in Italia. In passato era stato chiesto solo per alcune zone particolarmente disagiate della Sardegna, che è regione a statuto speciale. La provincia di Venezia sceglie così la strada che il governo ha segnato con un decreto pubblicato a giugno. Non si tratterà più quindi di discutere al tavolo per ogni singola azienda, ma addirittura per un intero comparto. Il distretto della chimica di Porto Marghera, che deve comunque ripartire. Qualche tempo fa era stato siglato anche un accordo tra industriali, sindacati, provincia e associazioni di categoria per ripensare Porto Marghera, soprattutto in virtù del fatto che tutta la linea da Lisbona a Kiev, il famoso Corridoio 5, avrà grossi benefici economici. Porto Marghera quindi centrale sia per il porto che per la chimica che per la logistica, soprattutto in un momento in cui bisogna ripensare a tutta l'economia veneta, ora che la cassa integrazione ad agosto finirà. Che cosa vuol dire stato di crisi per un'area industriale? Piuttosto siamo abituati a parlare di un'azienda singola, ma di un'area industriale sarebbe forse il primo caso in Italia? Ma è per questo che noi riteniamo che Marghera rientri in questo decreto, perché è vero che sono moltissime le aziende che si trovano in difficoltà in tutta la provincia, è vero che tutti i comuni stanno chiedendo aiuto in tal senso, ma è vero che Marghera, per le caratteristiche che ha, è una situazione del tutto speciale.